Alle 7:30 stiamo. Io vengo a controllare. Alle 7:30 stiamo. E montare immediatamente il praticabile. Perché dal praticabile nasce tutto lo spettacolo. Perché avremo la dimensione di quanto Papa ha il balletto e voi per muoversi. Mentre voi ballate mettiamo un pannello, mettiamo una scala, lì non vi diamo fastidio, l'importante è il praticare. Poi faremo una pausa, stiamo insieme, mangiamo una mezzetta, per rivederci alle 3 per vedere eventuali i movimenti di entrata e di uscita, per rivedere qualcosa. Invece frenate, cioè non strillate, non vi agitate, non fate delle cose strane con la voce, ok? Perché poi la sera ne risentite. Quindi evitate di usare la voce la mattina, io non ci sarò la mattina che sono a scuola, verrò nel pomeriggio, quindi nel pomeriggio vediamo cosa possiamo fare, perché se fanno i balletti non so se dobbiamo fare qualcosa magari di gruppo. Non piace il ballo. È l'ultima notte di libertà, come dire, due notti, ma per me è l'ultima notte prima della più grande avventura. Io per lui le luci le monta alle 2 e pomeriggio ci saranno i microfoni, è chiaro. Anche pomeriggio i microfoni, se fanno le prove di ballo, gli solisti quando mi fanno le prove di microfono. Ma dove ci stai portando, Andrea? Voce. Io ho paura, qui è tutto buio. Tranquilla. Quando l'hai scoperta? Come ci sei arrivato? Francesca, dove mi sta? Molte l'ha detto. Molte sono detta, al faccio da casa, Francesca. Allora, forza, teniamoci per mano. Ai, di cosa ti che davanti a te. Ma dove siamo? E quando l'hai scoperta? Come ci sei arrivata? Ma lo sai che Francesco non preferisce le parole straniere? Quando supervitare. Ne abbiamo parlato 1.000.000 di volte. Non hai bisogno di fare. Hai già parlato. Tu non piacerei anche. Ma se la casa sta aspettando. Tu vuoi sconvolgere la mia esistenza. Completamente. Ti chiamano sopra la spalla e basta. Sono cagato. Bye.